Eh sì, la partita a scacchi, l'ultima, la finale. Potrebbe essere, una delle ultime scene quando toglie la parrucca sul letto, che rimane il cervello elettronico. Quando alla fine il grande esperto di computer in crisi invita una prostituta ad andare in camera con lui e scopre che è un computer. L'inizio, questo meeting molto strano di scacchisti, sembrava un documentario piuttosto che un film, per cui entravi subito nel mood del film, nell'atmosfera. Il pazzo che girava per l'hotel in cerca di una stanza. I titoli, bellissimi i titoli, stupendi. Quando c'è il nerd che somiglia a Cronenberg da giovane, che fa dei ragionamenti filosofici sul fatto che il computer possa comportarsi in un modo non da computer, insomma, lanciando degli spunti. Scacco matto sul marciapiede. La ridondanza ciclica del tipo che cerca la scatoletta di legno con i soldi. Non ho mai visto un film del genere, questo te lo posso dire di sicuro. Quando lo schermo nero alla fine è stata la scena migliore. E quando c'è il Peter, che è uno dei nerd, che si trova rapito da questi due dell'altro gruppo che lo invitano a far parte del gruppo e anche a concupirlo, e lui scappa. Che era l'unica scena che usciva un po' dal seminato perché era un po' divertente. Oh, ma io direi solo la trama di questi due incapaci, la scena d'amore mai compiuta tra questi due, che sono troppo positivi, matusi da sempre nella stessa scena. Sì, quasi.